Buonasera, benvenuti a questo webinar in cui avremo la presentazione dei vincitori del BIM Digital Award 2020, di alcuni vincitori del BIM Digital Award 2020. In particolare questa sera avremo l'ingegner Ugo Piccino di Arpacheas che ci illustrerà il progetto che ha vinto la categoria di ricerca industriale, il progetto 7 The Green. Poi avremo l'architetto Annalisa Ruggeri della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, che ci vincitrice del premio per la ricerca, approcci innovativi per la relazione del Facility Management. E infine l'ingegner Giuseppe Barberio del gruppo CAP, che ha vinto il premio per la pubblica amministrazione col sistema acquedottico Nord Milano, la centrale dorsale di comando. Ancora un attimo di pazienza e poi cominceremo con i lavori. Se ci sono eventuali domande, siete pregati di utilizzare l'apposito box e al termine di ogni presentazione saranno evase le domande. Quindi ancora un attimo di pazienza e poi cominciamo con i lavori. Bene, direi che possiamo cominciare, quindi la parola all'ingegner Piccino. Grazie, ringrazio il dottor Fantino per la presentazione. Io sono Ugo Piccinno, sono Project Manager all'interno della divisione Ricerca e Innovazione di ARPA-CEAS. Provo innanzitutto a condividere lo schermo, vi chiedo magari un feedback se lo Perfetto, si schermo. vede. Perfetto, allora inizio la condivisione. Ecco qua. Allora, grazie, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio in particolare ASSOBIM per l'organizzazione di questo webinar e per la possibilità di presentare il progetto che ci ha visto vincitori della categoria ricerca industriale. Il progetto si chiama 7D eGreen ed è un progetto che abbiamo ideato e sviluppato qui all'interno di ARPA-CEAS. ARPA-CEAS, per chi non la conoscesse, è una realtà che opera da oltre 30 anni sul settore appunto, delle costruzioni come partner in tema di digitalizzazione, quindi ci concentriamo principalmente su tre aspetti. Quello storico che ci riguarda è la trasformazione digitale come fornitori di soluzioni tecnologiche digitali a livello hardware e software, ottimizzazione di processi e metodi. Il tutto anche orientato a tematiche importanti, quali gli aspetti di sostenibilità, che vedremo proprio in questa presentazione, perché molto incentrati anche sul progetto che presenterò, e anche aspetti legati alla sicurezza, in particolare sicurezza sul lavoro. La nostra divisione è una divisione abbastanza giovane in ARPA-CEAS, che è guidata dall'ingegnere Dorizzi, che è fondatore di ARPA-CEAS, e si occupa dello sviluppo di progetti innovativi che hanno appunto l'obiettivo di acquisire delle competenze interne da anticipare ai nostri clienti nell'affiancamento in percorsi appunto di implementazione della metodi digitali nell'ambito del processo delle costruzioni. Il progetto 7D Green, come dicevo, è stato sviluppato al nostro interno, è risultato vincitore di un bando regionale della regione Lombardia che lo ha parzialmente finanziato. È un progetto che ci ha visto, diciamo, partecipi in prima persona, ma abbiamo collaborato anche con delle società partner, in particolare il Green Building Council, capitolo italiano, e
macro ambiti che sono i punti di forza del progetto stesso, che riguardano appunto l'integrazione tra il tema della digitalizzazione e le valutazioni di sostenibilità, e in particolare la valutazione di life cycle assessment, molto molto attuale anche in virtù delle nuove normative, sia cogenti che tecnico-volontarie, che la citano in diversi punti, l'integrazione tra i software, l'adozione della metodologia BIM come strumento a supporto della Cycle Assessment, utilizzando dei formati aperti, quindi una totale rispondenza all'approccio Open BIM, utilizzando uno strumento anche come Solibri, che è uno strumento di model e code checking, che ci ha aiutato a fare una sorta di prevalidazione per la verifica dei contenuti informativi all'interno dei modelli BIM, propedeutici a risultati quanto più consistenti possibili in termini di impatti ambientali. Ovviamente abbiamo integrato soluzioni che permettessero di gestire anche materiali dotati di dichiarazioni ambientali di prodotto, le cosiddette Environmental Product Declaration, e abbiamo cercato di contestualizzare questo flusso di lavoro su un caso studio reale. Abbiamo scelto di applicare il metodo di lavoro e la metodologia di Life Cycle Assessment su un protocollo in particolare, un Green Rating System, che è il protocollo LEED, in particolare quello del Building Più Construction per le nuove costruzioni, che a livello statistico è il più diffuso a livello mondiale. Ovviamente si trattava realmente di una nuova costruzione, una costruzione dell'ambito industriale, dopo vedremo in particolare qual è il caso studio a cui facciamo riferimento, ed è importante notare come tra i vari criteri che propone questo rating system, il life cycle assessment e la presenza di materiali dotati e certificati con dichiarazione ambientale di prodotto che ne certifichino appunto gli impatti secondo normativa, diciamo gode di un'importanza rilevante, proprio perché si attribuiscono da 5 a 7 crediti proprio in funzione di queste valutazioni, in particolare anche creando uno scenario comparativo, cioè la creazione di una baseline magari fatta in una fase progettuale non diciamo preliminare nelle prime fasi, per poi affinare man mano le scelte progettuali e creare uno scenario comparativo che consenta di evidenziarne appunto le migliorie in termini di impatti. Questo è il flusso informativo che noi abbiamo creato nell'ambito del progetto. Il flusso parte dalla generazione di modelli informativi attraverso soluzioni di authoring differenti, per poi esportarle nel formato aperto ISE e integrarle e federarle all'interno del software di model e code checking Solibri. In questo caso, quindi, la nostra prevalidazione e il controllo informativo avviene attraverso degli step ben precisi, una prima parte che si chiama classificazione dei dati, che dopo andremo a vedere in cosa consiste, una verifica a mezzo di regole automatizzate e infine un'esportazione per la generazione di una tabella di report che noi chiamiamo Information Takeoff, che è proprio il tramite verso il software di calcolo del CA, che in questo caso è stato OneClick LCA. Il riquadrino che vedete in rosso riguarda uno sviluppo informatico che è stato appunto eseguito al nostro interno dalla divisione che si chiama Digital Transformation Engineering di ARPA-CEAS, e che ringrazio ovviamente per questi sviluppi, e riguarda proprio l'ottimizzazione di un dialogo tra queste soluzioni tecnologiche. Come vi dicevo, questo progetto è stato applicato a un caso studio esistente. Si tratta di un capannone industriale che si occupa di logistica delle ceramiche, un capannone in prefabbricato di circa 25.000 metri quadri. Il blocco che vedete in blu riguarda proprio la distribuzione e la logistica di materiale ceramico, in giallo vedete il blocco invece che riguarda il contesto direzionale e uffici del complesso, e poi invece in verde la parte che riguarda invece la produzione di il controllo impiantistico e quindi la produzione degli impianti a servizio della produzione stessa, la centrale locali tecnici, appunto. Una presentazione di alcune delle verifiche che abbiamo appunto sviluppato all'interno di questo progetto proprio per ottimizzare la verifica del contenuto informativo. Un primo step riguarda la classificazione dei dati. Questo perché anche lavorando con l'IFC, che è un linguaggio standard che segue una normativa di riferimento che conosciamo essere la UNI 16739, molto spesso i software generano risultati differenti proprio per logiche legate anche alle possibilità diverse di esportazione.
Allora, un primo step riguarda proprio strutturare i dati in modo che il software possa riorganizzarli e rendere fruibili per successive analisi, quali quelle di verifica, appunto, o l'organizzazione e l'esportazione di tabelle di dati che chiamiamo information takeoff o quantity takeoff se legate alle quantità. Ci siamo quindi appoggiati a strumenti come creazione di fogli di calcolo Excel, che poi possono essere integrati all'interno di Solibri e che consentono di raggruppare le informazioni secondo delle logiche prestabilite. Una prima logica è quella, per esempio, di ricondurre le classi possibili di OneClick LCA legate a elementi strutturali, elementi impiantistici, architettonici, facendo in modo che esse convoglino le oltre 300 classi, 250 circa, erano quelle del 2x3, poi sono state integrate nel linguaggio FC, che riguardano le componenti dell'edilizia, secondo il linguaggio FC stesso. Quindi abbiamo tante classi che derivano dai nostri modelli informativi e le abbiamo fatte in modo che siano convogliate e mappate all'interno di classi possibili in one click. Quindi tutte le fondazioni, per esempio, possono essere quelle lineari, plinti, pali, eccetera, sono convogliate tutte all'interno di una stessa voce. Lo stesso discorso l'abbiamo fatto per i materiali, proprio per raggruppare le tipologie di materiali prendendo ciò che viene contenuto nell'attributo che è in particolare la FC Material, che contiene informazioni materiche di qualsiasi componente nei modelli informativi, e abbiamo fatto in modo di collegarlo invece alle categorie di materiali che contiene il database materico di OneClick, un database molto esteso che contiene oltre 130.000 unità materiche differenti ed è strutturato in diversi livelli, quindi una prima categoria, delle sottocategorie e poi le singole istanze che denotano prodotto per prodotto, sia prodotti generici che prodotti invece legati a comparto manufatturiero. Il passaggio successivo è stato prendere questi dati e fare appunto una sorta di verifica della qualità del contenuto informativo, la corretta esportazione, la corretta generazione del formato IFC, la presenza di attributi come l'identificativo univoco di ogni componente che chiamiamo GUID, la presenza dell'IFC material in ogni componente, perché è impossibile fare una valutazione di life cycle assessment senza avere queste informazioni, quindi informazioni sulla tipologia di materiale dal quale ricavare poi le informazioni energetiche, ambientali o legate alle emissioni, e la quantità che ci permette poi di mortificare quegli impatti per la quantità utilizzata, appunto. Un'altra verifica creata è stata quella di vedere la corrispondenza dei materiali in una determinata classe, quindi vedere la plausibilità del materiale associato a un elemento strutturale piuttosto che architettonico impiantistico. Quindi sono delle verifiche che consentono di essere svolte in automatico, possono essere ulteriormente integrate e personalizzate, proprio perché queste sono solo un piccolo sottoset di verifiche che sono già disponibili all'interno della soluzione, fermo restando che noi come ArpaGeas siamo degli sviluppatori certificati in Solibri, quindi potremmo creare noi delle nuove verifiche da utilizzare proprio con le finalità legate a valutazioni di sostenibilità, come in questo caso, o altri use case, e allo stesso modo nel database dei ruleset possono essere utilizzate anche ulteriori verifiche. Se poi dovessero generarsi dei report, questo è proprio quello che viene evidenziato, cioè tutte le non conformità vengono segnalate, viene adottato un formato che si chiama appunto BCF, BIM Collaboration Format, che consente di restituire ai progettisti gli errori riscontrati all'interno dei modelli, proprio per avviare questo processo iterativo di miglioramento progettuale. Il plugin che ne consegue è stato questo, quindi un'interfaccia all'interno della soluzione Solibri, all'interno della quale potersi loggare con le proprie credenziali del software OneClick LCA per il calcolo LCA, appunto. Il software genera in automatico una tabella di dati, ma questa volta è una tabella non statica ma dinamica, qualcosa che noi possiamo personalizzare, innanzitutto raggruppando le informazioni. Sulla sinistra vediamo un raggruppamento cartella che in realtà sottende tre livelli di informazione. Prima di tutto raggruppare le entità che hanno lo stesso materiale, poi raggruppare come secondo livello a parità di materiale le classi differenti dell'IFC che lo contengono, e infine come terzo livello la singola istanza selezionabile. E la singola istanza selezionabile è un'altra questione molto importante, perché ci consente poi di avere una correlazione tra quello che noi vediamo rappresentato sotto forma di tabella dati sotto e quello che poi invece viene selezionato nel visualizzatore in alto, quindi abbiamo una corrispondenza biunivoca tra quello che visualizziamo e quello che riportiamo, come vedete in questo caso.
Ci sono varie funzioni, tra cui salvare la configurazione quando si associano informazioni materiche all'entità, cambiare l'unità funzionale di ogni materiale, oppure fare delle conversioni, passare da chili a metri quadri, a metri cubi, eccetera, e vedere come cambia la quantità in base all'unità scelta. Assegnare nuovi parametri, oppure recuperare informazioni dei modelli da property set scritti dagli utenti, assegnare nuovi materiali, proprio se c'è la necessità anche di inserire il contributo in termini di impatti di qualche materiale che non è stato possibile modellare, ad esempio. Quindi c'è anche la possibilità di inserire queste informazioni, generare dei report, oppure aggiornare il database materico di One Click se dovessero, per esempio, rimuovere qualche materiale dotato di EPD scaduta o aggiungerne di nuovi, ad esempio. Un passaggio successivo riguarda proprio la correlazione delle informazioni materiche. Quindi c'è stato l'inserimento di una funzione che prende l'informazione contenuta nel modello IFC e la mappa direttamente a un prodotto reale, che sia un prodotto generico o un prodotto legato a un produttore in particolare. Quindi noi abbiamo accesso alle informazioni del database materico di One Click, che possiamo filtrare con dei filtri che abbiamo impostato anche delle logiche che semplificano con delle ricerche e con degli aiuti nella barra di ricerca la possibilità di recuperare soltanto una quota parte inferiore delle risorse, quella affine all'entità indicata e alla proprietà FC Material, così come ci sono dei comandi per applicare il materiale a tutto quello che viene selezionato o svuotare la cella per scegliere un prodotto diverso. Ovviamente questo database ha sia informazioni generiche che riguardano, per esempio, un famoso database a livello mondiale che si chiama EcoInvent, oppure ha la possibilità di recuperare anche tutti i materiali dotati di EPD messi a disposizione gratuitamente dai program operator a livello mondiale, cioè coloro che rilasciano gli EPD. In Italia, per esempio, abbiamo EPD Italy. Le valutazioni di lifecycle assessment quindi sono state prese da normativa di riferimento, che è la ISO della serie 14.040, abbiamo anche la 044, quella che ci ha permesso di capire come strutturare una valutazione, capire l'ambito del progetto, capire i confini del sistema, e questo ci aiuta anche la lettura del credito del nostro Green Rating System, che ci contestualizza quali sono le discipline da tenere in considerazione, qual è l'ambito che riguarda un singolo building o un singolo prodotto, capire come avviene l'inventory della fase di lifecycle inventory, quindi quali sono i dati di input, il processo delle costruzioni o della produzione del materiale e l'output che ne consegue in termini di impatti. E infine la generazione, appunto, di reportistiche e grafici che ci consentono poi di avere un'evidenza dei risultati. Gli impatti, come sappiamo, sono derivanti dalla normativa appunto è la ISO 21.929 parte 1, anche se tendenzialmente spesso si tende a contestualizzare tutto e raggruppare in quella che noi chiamiamo CO2 equivalente. Questa è un po' la conclusione del funzionamento del plugin. Una volta completata la tabella dati, inserite le informazioni corrette, mappate le entità materiche reali del progetto, quindi in fasi progettuali via via crescenti, abbiamo la possibilità di raggruppare tutti questi contributi derivanti da modelli informativi multidisciplinari federati tra di loro ed esportarli verso il solutore di calcolo delle valutazioni di lifecycle assessment. Questo può essere fatto aprendo una pagina browser direttamente all'interno di Solibri, che proprio dà la possibilità di accedere allo schema di calcolo che mette a disposizione il software di calcolo LCA, quindi dove possiamo collegare il progetto, lo schema di calcolo, eccetera, e sovrapporre dati, oppure possiamo seguire il processo standard, cioè quello che ci consente di avere l'esportazione dei dati direttamente in una pagina web che si apre nel nostro browser. Noi sovrascriviamo all'interno di un progetto i dati che vogliamo mettere come dati di input, e cosa succede? Tutte le entità, che come vedete, anche se non si vede molto in piccolo, sono circa 20.000, quelle legate al progetto in corso, vengono raggruppate all'interno di componenti con lo stesso materiale, e come potete notare vengono automaticamente riconosciute, in particolare il 99% delle entità, 99, cioè soltanto la camera d'aria non è riconosciuta, perché sono univocamente
mappate le componenti materiche del database in modo da riconoscere esattamente il materiale scelto. Il software poi genera una reportistica che consente di fare una prima valutazione, quella che noi chiamiamo baseline dei risultati dell'impatto in tutte le fasi del ciclo di vita considerate. Da qui poi si possono fare tutta una serie di affinamenti perché sappiamo essere questa una metodologia molto molto complessa, quindi è giusto non solo fare delle verifiche preliminari, come abbiamo visto essere parte del nostro flusso di lavoro attraverso strumenti digitali e l'utilizzo della metodologia BIM. Serve poi un affinamento legato a valutazione dei componenti con un maggiore impatto in termini percentuale, componenti con durata di vita utile differente, componenti di cui bisogna tener conto, l'energia richiesta per produrli, trasportarli e installarli, oppure la distribuzione logistica del sito produttivo in termini di chilometri di trasporto richieste. Quindi è giusto poi fare tutte delle valutazioni molto molto più specifiche che ci permettono anche di comparare le capacità, le caratteristiche tecniche dei materiali, scegliere magari qualcosa che abbia percentuali di riciclato maggiori e via via indirizzare le scelte progettuali al fine di ottimizzare gli impatti e creare degli scenari comparativi, come in questo caso. Vedete che appunto si creano dei risultati differenti e abbiamo la possibilità di confrontare la baseline con il nuovo scenario. Vedete qui le differenti percentuali in verde che ci denotano proprio quale riduzione degli impatti sono state possibili in quali categorie di impatti richieste. Tutto questo processo è stato sviluppato a partire da circa 2 anni fa per un progetto che è durato circa 12 mesi. Non esistevano ancora molte delle normative che invece adesso abbiamo addirittura come cogenti, ma vedendo proprio quanto viene citato questo termine di valutazione di lifecycle assessment, sia come criterio premiante che come valutazioni che dovrebbero indirizzare le fasi progettuali all'interno dei CAM che sono in vigore, così del nuovo codice degli appalti che parte proprio da fine mese, il decreto legislativo 36 del 2023, così come sono, diciamo, queste valutazioni la base di tutti i protocolli ambientali utilizzati come strumenti volontari, sia su ambito building che su ambito infrastrutturale, e quindi abbiamo principalmente il protocollo Green GBC, il protocollo LEED, il BREEAM, il Levels, il Degenebè, questi sono i più importanti, ma ce ne sono veramente tanti. Nel rispetto del tempo che ho a disposizione e degli interventi che seguiranno, io vi ringrazio per questo spazio, ringrazio Sobim per la possibilità appunto che ci ha dato di presentare il progetto e colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei colleghi, sia della mia divisione che della divisione tecnica e le società partner che ci hanno aiutato in questo progetto. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione se qualora dovessero esserci delle domande. Grazie. Grazie, ingegner Piccinno. Vediamo qualche secondo per capire se ci sono delle domande. Direi di no, comunque almeno al limite se dovessero arrivare le possiamo poi vedere alla fine. Passo quindi la parola all'architetto Ruggeri. Buon pomeriggio, mi sentite? Sì, si sente, si vede lo schermo. Buon pomeriggio a tutti, faccio partire la presentazione. Perfetto. Ok, ci siamo? Datemi Sì, conferma che vedete la perfetto. Si presentazione. vede. Si vede. Ok. Buon pomeriggio a tutti, sono Annalisa Ruggeri, sono un architetto e ringrazio a Subim per avermi dato la possibilità di presentare il mio progetto di ricerca vincitore appunto della sezione ricerca. Il mio progetto è stato elaborato e sostenuto insieme alla Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, che è un istituto internazionale il cui socio fondatore appunto è il Ministero della Cultura.
e il progetto è stato elaborato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'ambito che è stato indagato appunto è quello della redazione del Facility Report, che come vedremo in seguito è un documento tecnico che rientra nell'iter di richiesta di prestito di opere d'arte per la realizzazione di mostre. E l'innovazione che ho cercato di apportare con il mio progetto di ricerca è stata quella di digitalizzare tutto il processo di redazione di questo documento, utilizzando appunto la metodologia BIM. Come vedremo, il progetto di ricerca ha avuto diverse fasi, quindi c'è stata una primissima fase in cui ho potuto sperimentare la metodologia BIM all'interno di un progetto di recupero di un edificio storico vincolato, che è appunto di proprietà dell'Istituto Poligrafico, che ospiterà la nuova sede museale del Palazzo dell'ex Zecca all'Esquilino qui a Roma. E quindi c'è stata tutta una prima fase in cui ho sperimentato la metodologia BIM all'interno del progetto di recupero. Poi vedremo più nel dettaglio che cos'è appunto il Facility Report e infine come questo si ricollega al modello BIM dell'edificio. Quindi ho cercato di sperimentare il più possibile il modello BIM come strumento per portare avanti tutte le attività che normalmente vengono svolte all'interno di una struttura polifunzionale, però a carattere prevalentemente museale, e quindi nell'ambito dell'iter di gestione dei prestiti di opere d'arte, quindi la redazione del Facility Report, ma anche nell'ambito dell'iter di accreditamento del museo al Sistema Nazionale Museale, che vedremo più avanti in cosa consiste. Tutto questo poi ha portato alla redazione di due output principali, appunto da una parte il Facility Report e dall'altra un capitolato informativo delle linee guida che potessero appunto specificare la metodologia e le modalità redazionali del modello BIM proprio in funzione di queste esigenze che abbiamo appena detto. Tutto questo poi ha avuto la possibilità di applicarlo ad un caso concreto, che è appunto a quello del palazzo dell'ex Zecca all'Esquilino, e quindi ho potuto sperimentare su due sale espositive il nuovo format da me redatto e l'utilizzo del modello BIM. Faccio una piccolissima premessa perché, come vi dicevo, questo progetto parte in realtà durante un corso che ho frequentato nell'ambito della Scuola del Patrimonio, dove appunto mi sono confrontata nell'utilizzo del BIM a partire dal rilievo laser scanner. È stata una fase abbastanza complessa proprio perché nella modellazione di un edificio esistente, con molteplici caratteri architettonici molto complessi da modellare, ho cercato di redigere delle best practice per semplificare alcuni elementi e rendere così il modello gestibile nell'ambito delle attività appunto ordinarie di gestione del museo. Poi siamo passati anche nell'ambito della progettazione, come vi dicevo, quindi tutte le fasi dal preliminare all'esecutivo e guidando appunto la società incaricata di redigere il modello BIM, ho cercato di indirizzare anche tutto il flusso documentale, in particolare quello inerente proprio il progetto esecutivo. Quindi laddove si è adoperata una semplificazione degli elementi architettonici è stata calibrata, diciamo, diversamente l'aspetto informativo, inserendo delle schede tecniche molto dettagliate che appunto andassero a rintracciare tutti gli elementi necessari per definire il progetto, soprattutto un progetto di restauro. Ed infine il progetto di ricerca appunto che ho presentato vincitore riguarda proprio invece la fase gestionale, e quindi una volta che l'edificio è stato riqualificato, il modello BIM poi può essere utilizzato per portare avanti le attività museali. In particolare l'elemento cardine appunto è il Facility Report, che è una sorta di checklist molto dettagliata
che serve ad un ente che deve prestare l'opera d'arte in suo possesso per verificare che appunto che il luogo nella quale verrà esposta sia rispondente a tutti i requisiti di sicurezza che l'opera stessa richiede. Quindi è un documento che richiede un aspetto multidisciplinare abbastanza complesso, perché si va sia dalla descrizione dell'edificio, diciamo come struttura, fino al dettaglio del sistema impiantistico, del sistema di illuminazione, il sistema antincendio, antintrusione. Quindi ci sono tutta una serie di informazioni che devono essere inserite. Una fase molto importante è stata quella poi di cercare di semplificarlo e quindi ho cercato di trovare un format che fosse intuitivo e comunque completo ed esaustivo di tutto ciò che serve per poi verificare la sicurezza di un edificio. E ho preso come riferimento appunto tutti i modelli di facility report attualmente utilizzati dai musei italiani e anche a livello internazionale, quindi il modello di facility report americano ed anglosassone, però sono tutte modalità abbastanza tradizionali, quindi abbiamo dei documenti di testo semplicemente compilati, a volte confusi e carenti di alcune informazioni. E quindi dopo questa analisi ho individuato un facility report che contenesse tutte le informazioni necessarie. Spesso questi ambiti, queste tematiche che vengono rintracciate nel facility report coincidono con i livelli uniformi minimi di qualità, che sono appunto degli standard adottati dal Ministero della Cultura del 2018, attraverso i quali un istituto museale può confrontarsi e valutare appunto il suo livello di qualità e eventualmente a fare un'autovalutazione per accreditarsi al sistema museale. Quindi questo modello di Facility Report contempla in realtà molteplici ambiti e ha una funzione abbastanza elevata. In più, avendola associata poi al modello BIM dell'edificio, l'efficienza si è altamente amplificata proprio perché, oltre ad aver cercato di redigere un documento tecnico esaustivo ed intuitivo, ho cercato di redigerlo proprio utilizzando il modello BIM, che grazie proprio alla metodologia che prevede la condivisione di aspetti multidisciplinari, riesce a rintracciare meglio tutti gli ambiti appunto di valutazione della struttura museale. Per fare questa verifica e questa, diciamo, definizione dettagliata del livello informativo è stata essenziale la norma UNI 17.412 che appunto cerca di tracciare una strada con delle domande che sembrano banali, ma sono fondamentali per poi trovare il requisito informativo e il fabbisogno informativo che la struttura deve inserire nel modello per far sì che poi il modello sia realmente utilizzato nelle attività quotidiane. E quindi, cioè, la norma è strutturata con una prima fase con dei prerequisiti, nei quali appunto si definiscono gli scopi, la milestone, gli attori che verranno coinvolti all'interno e che appunto utilizzeranno poi il modello BIM e gli oggetti che costituiranno il modello stesso, e quindi non si concentra più soltanto tutta la tematica sul singolo oggetto o sul singolo modello, ma viene dato un maggior peso proprio all'aspetto informativo, che è poi la vera innovazione principale che viene attribuita alla metodologia BIM. Quindi, una volta definito il flusso informativo molto complesso, perché appunto, come abbiamo visto, doveva contemplare diverse nozioni, ho cercato di definire sulla base appunto dell'esperienza concreta che poi stavo portando avanti tramite l'Istituto Poligrafico nel progetto di riqualificazione,
quali fossero le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali da associare ai diversi modelli. Quindi questa è stata una fase abbastanza dettagliata, perché poi mi sono resa conto anche della poca consapevolezza che si ha nell'utilizzo di questa strumentazione e della necessità soprattutto che si ha di utilizzarlo in maniera molto semplice ed intuitiva. E quindi, come vediamo, per esempio nell'aspetto dell'aspetto geometrico, alcuni modelli, tipo quello impiantistico, quello degli arredi museali, dopo varie sperimentazioni abbiamo ritenuto opportuno dare una semplificazione a livello di dettaglio geometrico, ma al contempo invece arricchirla di informazioni con magari un aspetto documentale che viene linkato direttamente all'oggetto virtuale, che vedremo in seguito. In particolare poi nei singoli ambienti che venivano appunto individuati tramite una leggenda, che appunto sono quelli dove verrà svolta l'esposizione temporanea, verrà associato direttamente proprio il facility report di quell'ambiente lì. E quindi questo consente poi uno scambio di informazioni molto più efficace rispetto che la solita, diciamo, la tradizionale redazione di un facility report cartaceo, che spesso appunto non riesce a descrivere bene la struttura. Come vi dicevo, appunto, poi il tutto è confluito in un capitolato informativo. Qui ho riportato l'indice in cui possiamo vedere quali sono stati poi gli ambiti in cui abbiamo ritenuto necessario poi dare delle indicazioni puntuali per redigere questo tipo di modello BIM utile alla redazione del facility report e dei livelli minimi uniformi di qualità. E portando così a titolo di esempio alcune informazioni, per esempio alcuni dati che dovevano essere assolutamente chiari e intuitivi da subito, sono stati appunto definiti con l'inserimento di alcuni parametri. Per esempio la portanza dei solai, che normalmente può essere inserita nel modello strutturale o architettonico, si è avuta la necessità proprio di redigere, di inserire anche delle etichette, degli elementi che potessero subito far vedere quali sono le portanze dei solai sul quale verrà poi esposta l'opera d'arte. Oppure, non so, il sistema di oscuramento di alcune finestre, perché era indispensabile sapere se l'illuminazione che poi verrà a colpire l'opera d'arte potrebbe essere compromettente per l'opera stessa. Quindi sono tutta una serie di parametri che non ho inserito complessivamente, ma soltanto a titolo di esempio, che rispecchiano appunto poi le sezioni del facility report. Anche qui ho riportato un indice del documento, che è diviso in due sezioni: una prima parte che descrive la struttura museale nei caratteri più generici e quindi non ha un corrispettivo all'interno del modello BIM, e invece le altre due sezioni che descrivono proprio la struttura dell'edificio, sia nella parte, diciamo, complessiva che nelle singole sale espositive oggetto proprio della richiesta di prestito, le quali appunto invece poi dovranno essere associate e rintracciabili come a livello informativo all'interno del modello. Ovviamente questa sperimentazione che appunto vi dicevo ho potuto svolgere su dei casi concreti mi ha fatto anche capire che nella realtà museale attuale ci sono anche delle problematiche relative alla redazione dei modelli BIM a livello di risorse che l'ente può erogare a favore di queste iniziative. Quindi ho cercato di indirizzare il processo di digitalizzazione in tre livelli. Quindi i primi due livelli consentono di redigere il facility report utilizzando dei software di disegno tecnico open source, che però sono sicuramente più efficaci rispetto che, come vi dicevo prima, la semplice compilazione di un documento di testo.
poi ho redatto dei template nei quali appunto l'ente richiedente può direttamente redigere gli allegati descrittivi dell'ambiente, quindi le planimetrie del contesto in cui risiede l'edificio, le sale espositive nel particolare, quindi se sono presenti degli impianti a vista, se ci sono dei sistemi di antintrusione e quant'altro. Però il tutto appunto utilizzando dei software di disegno tecnico. La vera innovazione invece è quella proprio del livello 3, che associa tutto questo invece al modello BIM dell'edificio. Quindi il format associato al modello BIM riporta nelle varie sezioni del Facility Report delle indicazioni che consentono all'ente poi di redigere il modello BIM secondo una specifica tecnica ben precisa. A titolo di esempio, qui ho riportato l'allegato 1, che è la planimetria generale dell'edificio. E in questo caso ho segnalato tutta una serie di informazioni che devono essere inserite nel modello, fornendo direttamente all'ente un template sul quale può appunto redigere il modello del proprio edificio, ed avere così appunto un collegamento tra l'elemento testuale e il modello BIM. Perché c'è ancora bisogno del documento testuale? Questo perché nell'ipotesi più rosea sarebbe buona norma condividere il modello BIM nel Common Data Environment, ma purtroppo diciamo, questo si può fare se l'ente richiedente ha già adottato questa metodologia e quindi si trova abbastanza a suo agio nell'utilizzo del BIM, ma negli altri casi. Ho cercato di trovare un compromesso e quindi magari redigendo anche dei modelli che avessero una facilità redazionale appunto più vicina alle possibilità dell'ente. Qui anche ho riportato un esempio, normalmente nel Facility Report viene redatta una tabella che descrive tutti i componenti e i materiali della sala espositiva e anche in questo caso dovrà essere appunto inserita tutta una serie di dovranno essere inserite una serie di informazioni che si riescono già facilmente ad inserire all'interno del modello BIM, semplicemente inserendo le varie stratigrafie di un muro e quindi se sono presenti intonaci di pregio, oppure particolari materiali che devono essere conservati, e quindi questo livello di dettaglio dovrà essere rintracciabile all'interno del modello BIM. Le chiedo la cortesia di stringere un po' perché sto parlando con i tempi. Sì, questo è l'ultimo aspetto che appunto ho applicato questa sperimentazione al modello delle due sale, del modello BIM, in particolare nelle sale espositive del Palazzo dell'Ex Zecca e come vi dicevo, appunto, abbiamo ritenuto che alcune informazioni del modello del Facility Report fossero inserite semplicemente con dei tag o degli elementi molto semplificati ai quali poi associare tutte le informazioni che abbiamo precedentemente riportato. Poi abbiamo fatto una sperimentazione a livello di digitalizzazione degli oggetti espositivi e inserendo la mesh del macchinario di questo a titolo di esempio, una pressa Taylor, uno dei macchinari che viene custodito all'interno del museo. E questa soluzione però ha cominciato a diventare ad appesantire il modello perché appunto erano presenti molteplici oggetti. E questo ci ha portato comunque a redigere degli elementi semplificati, come vi dicevo, ai quali poi associare delle schede descrittive. In conclusione, vi segnalo un video redatto sempre dalla Fondazione, nel quale appunto viene sinteticamente esposto il progetto di ricerca e spero che comunque la metodologia BIM si continui a sperimentare perché in questo caso è stata essenziale proprio per
avere contezza dei vari ambiti disciplinari che sono normalmente coinvolti nelle attività museali. Grazie architetto Ruggeri, aspettiamo qualche minuto per dire se... Direi no, quindi la parola all'ingegner Pizzi e all'ingegner Barberio. Ci sono? Sì, si vede? Perfetto. Ci siamo. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio il dottor Fantino e Assobim per averci invitato a presentare il progetto vincitore per il BIM Digital Award 2022 nella categoria Pubblica Amministrazione e Digitalizzazione. Dunque, il progetto di cui vi parlerò è un progetto di ingegneria idraulica e riguarda il sistema acquedottistico del Nord Milano. Mi presento, sono Giuseppe Barberio, responsabile dell'ufficio sviluppo digitale e progetti BIM e BIM manager di gruppo CAP. Dunque, un breve accenno sul contesto di riferimento, quindi chi siamo e di cosa ci occupiamo. Gruppo CAP gestisce il servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, a esclusione del capoluogo, e in alcuni comuni delle province di Monza, Brianza, Pavia e Varese Acqua. Siamo un'azienda interamente pubblica che opera nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Abbiamo dei valori e principalmente abbiamo dei pilastri. Questi sono i nostri numeri per farvi capire un po' la dimensione. Gestiamo oltre 6.500 chilometri di rete fognaria e altrettanti chilometri di rete idrica. Abbiamo in gestione 40 depuratori, circa 500 impianti acquedottistici e serviamo 2 milioni e mezzo di cittadini. I nostri pilastri fondamentali sono tre. Siamo in qualche modo sensibili ai bisogni delle persone, resilienti, perché siamo in qualche modo anche tenuti, no, per l'importanza della materia di cui ci occupiamo a prevenire effetti indesiderati in qualche modo. E siamo innovatori perché cerchiamo in qualche modo di anticipare delle tendenze del mercato. Non ultimo, abbiamo iniziato anche a occuparci non soltanto del ciclo idrico, ma anche di rifiuti in ottica di economia circolare, quindi produzione anche di biogas e tutti, diciamo, questi temi sempre più avanguardistici. Come siamo arrivati a diciamo, implementare un sistema di gestione BIM all'interno dell'organizzazione? Noi abbiamo iniziato un percorso intorno al 2020, abbiamo introdotto il BIM all'interno dell'area della progettazione e man mano abbiamo sviluppato una serie di progetti interni, ma anche una serie di accordi quadro con gli esterni, in cui in qualche modo c'è stato un approccio bidirezionale, dove molti studi di progettazione ci hanno affiancati nella nostra crescita. Man mano che siamo andati avanti con il tempo, abbiamo sempre più perfezionato le modalità con cui abbiamo richiesto la modellazione informativa e le modalità con cui abbiamo ampliato il nostro know-how e i nostri strumenti. Man mano ci stiamo sempre più spingendo, oltre che alla parte di progettazione, alla parte anche realizzativa, portando questo metodo, questo insieme di regole, questo game changer, all'interno di un altro spazio sostanzialmente. Abbiamo fatto lo stesso anche nella gestione, perché oltre a occuparci di quello che è l'investimento di un intervento, ci occupiamo anche di quella che è poi la gestione nel tempo dell'opera. All'interno della nostra area tecnica ci sono circa 60 persone, per dare idea dell'impatto. Abbiamo creato un ufficio di risorse che in qualche modo hanno alcune competenze in comune. Questa piccola immagine che guardate è presa da un libro Super Users di Randy Tosh. Praticamente siamo tutti quanti certificati anche ai sensi della UNI 78-2020 e abbiamo competenze differenti. C'è chi si è occupato di digital asset management, chi invece di edilizia e chi invece di impianti, infrastrutture o rilievi. Ecco, in qualche modo il nostro ufficio cerca di essere un facilitatore di quella che è l'introduzione, quindi anche la raccolta dei requisiti per diciamo, implementare un sistema che va a ottimizzare quelle che sono le attuali attività, inserendone anche alcune di nuove per in qualche modo elevare anche la qualità poi dei risultati.
Noi sostanzialmente abbiamo sviluppato oltre 100 milioni di investimenti in progetti BIM. Il nostro piano di investimenti è circa di 100 milioni medi annuo, come ultimo quadriennio, come diciamo possiamo tenere in considerazione. Ecco, sempre più il digital asset model, il modello B, sta diventando centrale nei nostri processi. Processi sia legati all'engineering e construction, sia quindi quando progettiamo internamente, che magari la progettazione interna per una stazione appaltante è un qualcosa che un po' ci distingue, ma ci caratterizza anche magari in positivo. Allo stesso tempo però siamo una stazione appaltante che deve anche gestire quella che è la produzione informativa prodotta dall'esterno. E poi ecco, in qualche modo prendere questo digital asset model e portarlo dall'altra parte della piramide, quindi nell'operations e anche nel facility. Fatta questa breve premessa, noi chiaramente ci siamo dotati appunto di un sistema di gestione BIM, anche con un atto, anche se non certificato ancora per ora, quindi abbiamo un atto organizzativo, linee guida e diciamo tutti quanti dei criteri che vanno poi a certificare quelle che sono le nostre richieste. Le leve principali, quindi noi le sfruttiamo lungo tutto quanto il ciclo di vita delle opere, attraverso la collaborazione, controlli analitici, simulazioni, e il tutto per poi avere, diciamo, delle informazioni di ritorno che vanno a potenziare quelli che saranno i nuovi avvii, le nuove commesse, i nuovi progetti. Ora, fatta questa breve premessa, passiamo al progetto in sé. Dunque, il progetto ha un importo di circa 35 milioni ed è composto da una centrale idrica di Cornaredo, che diciamo prende quasi metà insomma dell'importo, e di una dorsale che si sviluppa per circa 18 chilometri e attraversa diversi comuni. Oltre a questo c'è anche una stazione di rilancio. Quali sono stati qui i BIM uses? Allora, in qualche modo dovevamo assicurarci una produzione informativa omogenea e quindi anche dei flussi informativi digitalizzati e disciplinati, perché sono stati coinvolti più fornitori, per cui avevamo in qualche modo anche la necessità poi di fare di tutto questo insieme, di questo progetto che per Gruppo K è molto importante, uno dei più importanti degli ultimi anni. Quindi abbiamo avuto soprattutto attenzione in quello che era la produzione informativa omogenea. Questo chiaramente per avere riduzioni di errori di progettazione e anche, diciamo, in maniera propositiva, pionieristica, abbiamo subito pensato a quella che poteva essere una futura integrazione con i sistemi di Enterprise Asset Management, quindi il sistema proprio di Enterprise Asset Management aziendale. Diciamo, ci sono stati dei driver all'interno del progetto che poi sono stati anche quelli richiesti per partecipare al BIM Digital Award, quindi legati all'impatto economico. In questo caso il progetto consente di avere delle economie di scala, perché in qualche modo si vanno a chiudere alcuni impianti in luogo di nuovi impianti, centralizzando la risorsa idrica, e questo chiaramente va a favore anche della sostenibilità, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista proprio di efficienza anche lavorativa, proprio no, ci sono meno impianti da gestire, per cui si riesce a ottimizzare anche il costo di gestione degli impianti. Quali sono i caratteri innovativi? Ma innanzitutto abbiamo unito due tipi di progettazione BIM, quella lineare e quella lineare, diciamo meglio, quella puntuale con quella lineare, quindi BIM verticale a BIM orizzontale, che per certi versi presentano velocità differenti. BIM puntuale ha già una gestione del dato avanzata, BIM orizzontale invece ha, diciamo, magari è entrato in campo dopo, per cui presenta anche strumenti un po' più acerbi, anche in ottica di interoperabilità, di utilizzo ad esempio dell'IFC. Dice, da un lato c'è la parte proprio prettamente del BIM, dall'altro lato ci sono anche altre tecnologie come la fibra ottica distribuita per tutta quanta la dorsale, che sostanzialmente permette di avere diciamo un'osservazione real time o comunque near real time di tutti quelli che sono gli eventi che possono accadere all'interno di una rete, quindi anche monitorare poi perdite e gestire meglio la situazione allarmistica. Qui lascio giusto qualche numero, sono stati 7 comuni proprio territorialmente coinvolti, 4 pozzi, un serbatoio di accumulo, una centrale, 18 chilometri di rete, 121 privati coinvolti, 35 milioni di totali di investimento e oltre 20 modelli BIM. Quindi anche la gestione poi dei modelli è stata comunque molto impegnativa.
Qui magari le lascio giusto per conoscenza, c'è stata anche un'informazione, una modellazione idraulica sia per quella che è la dorsale di adduzione che per quella che è la dorsale di distribuzione. Su questo è stato fatto tutto quanto il calcolo per il dimensionamento e le simulazioni sugli stati di progetto. Questa insomma l'immagine, sono i 18 km di rete, ci sono degli attraversamenti che sono stati gestiti attraverso dei modelli puntuali, e invece la rete è stata gestita in un modello a sé su Civil 3D, che ci ha permesso di recuperare informazioni legate agli scavi, quindi alle quantità di materiali, piuttosto che all'invasione di alcuni suoli rispetto ad altri, piuttosto che magari la verifica dei ricoprimenti minimi attraverso l'estrapolazione dei profili. E poi ci sono stati anche interventi puntuali, precisi, un po' più complessi dal punto di vista proprio ingegneristico. Qual è stato un po' il workflow operativo? Cosa abbiamo fatto noi da stazione appaltante in questo caso? Abbiamo predisposto un capitolato informativo, abbiamo condiviso i nostri standard BIM, abbiamo definito un piano di aggiornamento anche del piano di gestione informativa, un Master Information Delivery Plan, e poi chiaramente abbiamo dato molta attenzione alla configurazione della CDAT, dell'ambiente di condivisione dati. La progettazione è partita con un rilievo di nuvola di punti e diciamo, la restituzione poi dei modelli ha avuto anche delle verifiche effettuate da noi di controllo sia tecnico che informativo dei modelli. Anche noi chiaramente abbracciamo la 17412 e il concetto di LOIN, Level of Information Need. Abbiamo tutta quanta una serie di classi di oggetti a cui devono essere associati una serie di parametri, per l'esattezza sono 121 classi di oggetto, ci sono 86 parametri suddivisi anche per fasi di popolamento. È chiaro che all'interno di un eSbuilt avrò bisogno di informazioni diverse, maggiori, ma in alcuni casi anche minori rispetto ad altre fasi. Ci sono 14 property set, ogni property set serve per alimentare una determinata fase informativa del processo. Abbiamo puntato molto sulla collaborazione in cloud, cioè abbiamo cercato anche proprio operativamente di scaricare il minor numero possibile di modelli per rendere tutto quanto più veloce, per cui anche la gestione delle interferenze è stata fatta all'interno dell'ambiente di condivisione dati. Sono stati utilizzati Transmit, Alicious, quindi c'è stata una gestione puntuale. In totale quindi ci sono state 223 issues solo per la dorsale, ma ce ne sono state altrettanto anche per la centrale in sé. L'altro tipo di verifica che abbiamo fatto è quella di validazione proprio informativa, perché noi insieme a quelle che sono le schede informative associamo una serie di parametri ed eventualmente anche un dominio valori. Poi attraverso script in Iram piuttosto che con fogli Excel andiamo a verificare che determinati parametri siano valorizzati e che siano valorizzati in maniera coerente a determinati domini di valori da noi individuati. Alla fine poi come report noi restituiamo anche delle dashboard che permettono di identificare i GUID piuttosto che gli elementi ID per poter poi risalire agli oggetti su cui sono state riscontrate delle criticità, e questo lo facciamo anche attraverso l'uso di strumenti di business intelligence. Qui magari c'è un video, ma siamo quasi in chiusura, per cui lo salterei, tanto abbiamo visto qualche immagine. Faccio giusto un volo d'angelo di 30 secondi, ma lo interrompo. L'idea qua è stata quella di non andare a modellare tutta quanta la superficie, tutti i 18 km, ma di fare semplicemente dei modelli per gli attraversamenti, quindi dei modelli puntuali, nuovi attraversamenti, su cui è possibile vedere i dettagli costruttivi. In questo caso siamo ancora nel definitivo, successivamente ci sarà poi anche l'ingegnerizzazione delle opere. Passaggio successivo è quello del, in qualche modo, trasferimento, del collegamento, dell'interazione tra due database, che in questo caso sono nativamente integrati, quindi quello che è il passaggio dall'asset information, dal project information model all'asset information model, quindi da quello che è il modello di progetto a quello che è il modello di gestione. Questo lo stiamo facendo attraverso il nostro sistema di gestione, che è InfoRealm, che praticamente legge il file AFC. Il file AFC deve essere configurato in un determinato modo, quindi anche il property set deve essere mappato in un determinato modo, e questo in qualche modo rompe un po' la tradizione di uno schema fatto in maniera tabellare, per cui per individuare
un asset, un'apparecchiatura, un bene, io magari devo andare a leggere delle codifiche. In questo caso qui invece io posso andare a navigare il modello, selezionare il mio oggetto. Questo chiaramente abilita tutta quanta una serie di processi avanzati anche in campo. Qui siamo in fase sperimentale, l'anno scorso era soltanto un proveremo e quest'anno è diventato un ci stiamo provando. Anche io colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che, a parte voi chiaramente che avete seguito e Assobim, tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto, che ci hanno creduto sin dall'inizio, hanno contribuito per la loro parte, sia interni che esterni, a diciamo, portare avanti questo lavoro. Bene, grazie Ingegner Laberio. Vediamo se ci sono delle domande. Allora, sì, ci sono delle domande, però non so per chi sono. Quali informazioni vanno prese in assenza di un common data environment nel caso che l'ente non ne abbia la disponibilità? Se Chiara Pasqualini ci potesse dire a chi è rivolta la domanda. Vedo all'architetto Ruggeri. Credo anch'io. Ce n'è un altro, Arturo Ruggeri. Vorrei sapere se è possibile avere le slide della presentazione. Eccomi. Penso per le slide non ci sia problema. Se me le gira, così io le posso poi inviare Ok. Riguardo al Common Data Environment, allora nel mio caso, nel progetto di ricerca, non lo abbiamo sperimentato perché appunto c'era a un costo anche soltanto acquistare tutta la piattaforma, però avevamo utilizzato un altro strumento di condivisione e quindi poi in realtà non c'erano informazioni che venivano perse. Poi nel mio caso io ho anche indicato eventualmente un flusso che prevede la condivisione del modello, cercando sempre di non creare oneri al museo, e quindi una volta che riceve il modello BIM lo può visualizzare anche magari con dei visualizzatori. Perché, come vi dicevo, il mio progetto è sperimentale, quindi già introdurre questa metodologia nell'ambito del patrimonio culturale già è difficile, poi spingerli addirittura all'utilizzo della CDA era ancora più oneroso, e quindi in questo caso poi non so se gli altri relatori invece hanno avuto esperienza dell'utilizzo della piattaforma di condivisione, quindi magari hanno maggiori informazioni da condividere. Ma magari enti esterni, visti come comuni, sono ancora meno attrezzati da questo punto di vista. Stazioni appaltanti, invece, società in-house, hanno cominciato a dotarsi di questi strumenti. Io appunto prima di occuparmi della divisione nella quale opero attualmente, praticamente ho passato anni a configurare proprio ambienti di condivisione dati per vari progetti e per varie tipologie di committenze, sia pubbliche che private. E posso dire che ovviamente i requisiti normativi, anche le cogenze, stanno, come diceva giustamente Giuseppe, incrementando l'adozione di queste tecnologie, che sono demandate all'interno del capitolato informativo, con varie tipologie di strutturazione in base alle esigenze. Si può anche eventualmente demandare ad altri enti, fornitori o appunto non diciamo l'ente appaltante in primis. Poi, per rispondere proprio alla domanda specifica, non avendo ben chiaro il progetto, non saprei rispondere di quali informazioni vanno perse in caso di assenza. Insomma, immagino che l'ambiente di condivisione dati, per definizione, essendo una fonte unica di informazione per la commessa, dovrebbe contenere, quando ce ne se ne dota, quando ci si dota di una soluzione di questo tipo, che dovrebbe contenere tutte le informazioni di una determinata commessa in tutte le fasi, e soprattutto, per definizione, dalle attuali normative di Pro 19
650 è un qualcosa che si compone di soluzioni tecnologiche e processi, quindi non è un commodo environment comprare una soluzione singola, ma è anche strutturare un flusso informativo per fare in modo che il dato sia sempre in qualche modo unico, rintracciabile, riscontrabile, condiviso in determinate fasi o riservato in delle altre. Esatto. Insomma, non è solo un cloud, è proprio tutta una serie di... Esatto. La definizione magari per aggiungere qualcosa potremmo vedere degli sviluppi anche con il nuovo codice, con tutta quanta la parte 2 della gestione digitale, piuttosto che con l'allegato. In qualche modo la spinta sembrerebbe quella anche per gli enti, le stazioni appaltanti, di dotarsi di queste infrastrutture, che però al momento magari sono più legate alla parte della progettazione della gara, della pubblicazione dei documenti, del bando, cioè ci servirebbero magari degli strumenti avanzati che prevedano poi il controllo di tutta quella che è l'esecuzione anche della gara, del contratto. Quindi non ci sono altre domande, io ringrazio l'ingegner Piccino, l'architetto Liberi e l'ingegner Barberio, e tutti coloro che hanno partecipato al webinar, e auguro a tutti una buona serata. Grazie a tutti. Grazie mille, buona serata. Buona serata.